Antonello lo sentiamo. Antonello, ci senti? La sede eccoci, del PD, vi sento chiaro e forte. La notizia. Siamo qua. Sono secoli che non ci colleghiamo siamo alla qua. Sede del PD. Va bene, allora Antonello è pronto, noi siamo pronti, si parte tra pochissimo, settimana che si preannuncia intensa, a partire dalle novità sul PD, vi aspettiamo. Non mancate. Comunque davvero. Eccoci qua, buon pomeriggio, ben trovati, buon lunedì, buon pomeriggio al pubblico di Tagadà e buon pomeriggio ad Alessio Orsini. Buon pomeriggio. Cominciamo la settimana, oggi è il 4 marzo, il che significa che un anno fa, ve lo ricordate, andavamo a votare. Cos'è successo in questo anno? Si potrebbe dire una vera e propria rivoluzione, una rivoluzione dentro i partiti, una rivoluzione nei pesi tra i partiti, una rivoluzione delle leadership, insomma c'è molto da raccontare in questo anno che sembra assai più tempo di un anno, ma oggi è 4 marzo ed è anche il giorno in cui il PD guarda un po' più fiducioso verso il futuro. Perché? Perché ci sono state le primarie ieri e l'affluenza è stata più ampia di quello che gli stessi leader del Partito Democratico si aspettavano, tant'è che avevano posto come confine, come cifra da raggiungere 1 milione di persone ai gazebo, ne sono arrivate 1.800.000, sono più o meno la metà di quelle di 10 anni fa, di Veltroni, eccetera, come ha sottolineato Salvini, però intanto è un primo passo e certamente è una giornata che il PD vive in maniera positiva. Parleremo di tutto questo, la domanda che viene da farsi è: chi è andato a votare, ha votato perché ha manifestato, come dire, anche un intendimento per il futuro nei confronti del Partito Democratico, o qualcuno è andato a votare per manifestare, è andato a votare alle primarie, intendo, per manifestare contro il governo attuale. Anche su questo ci interrogheremo, ma facciamo entrare subito Antonio Padellaro, fondatore, editorialista del Fatto Quotidiano. Ben trovato Padellaro. Allora, cominciamo dall'anniversario. 4 marzo 2018... E 4 marzo 2019, sembra sì. Passato altro che un anno. È vero. C'è stata in mezzo una rivoluzione. È successo di tutto. Se dovessimo trovare un titolo per questi 12 mesi? E questo è niente. Ancora ne dobbiamo vedere, dice. Male, non male. Anno incredibile che ha cambiato soprattutto chi? A giudicare dai protagonisti, no? Beh, ha cambiato in positivo Salvini, che un anno fa era al 17% e oggi lo danno al 34%. Sicuramente è al centro della scena politica. Ha cambiato i 5 Stelle che hanno, da una parte, perso consensi sicuramente. Dall'altra parte, però, questo anno è servito per fare scuola guida. Cioè hanno alcuni... Un po' di realismo anche sì, politico. Sì, un po' di realismo, diciamo un po' più di capacità di governare le cose. Non è tutto da buttare, queste ingiurie così gettate un tanto al chilo, incompetenti. Non è vero, ci sono ministri che stanno facendo bene. Lo stesso Di Maio comunque... ha varato un provvedimento, quello del decreto dignità, che dei risultati li ha dati dal punto di vista proprio della tutela del lavoro. Quindi adesso leggevo stamattina che il tanto disprezzato e preso in giro Toninelli è comunque riuscito ad ottenere che Autostrade cominciasse a pagare il dovuto per il guai che ha combinato. Quindi, però tutto questo non basta perché il Movimento 5 Stelle... continui a conservare il consenso che aveva anche un anno fa. Perché oggettivamente aveva un bottino straordinario. E quindi quello no? È il problema, dove sono finiti questi voti e se potrà recuperarli. Se potrà recuperarli o se invece, qualcuno dice, magari ritornano alla casa madre, dove per casa madre si intende sì. Il Partito Democratico. Parte, facciamo così, sì. Sul governo torniamo, sì, sì. Però a proposito del Partito Democratico, ieri le primarie... Che tipo di messaggio è quello che arriva al Partito Democratico? È un duplice messaggio, è un messaggio di vi diamo un'ultima possibilità per dimostrare di meritare i nostri voti, fatene un buon uso. Secondo, vi diamo questa possibilità perché molti di noi sono contro questo governo e quindi il voto a favore di Zingaretti è un voto contro il governo che non sopportiamo.
Allora, questi due elementi sono da Zingaretti dovrà cercare di miscelarli nel modo migliore, perché intanto dovrà spiegare, soprattutto agli elettori del PD, cosa intende fare adesso certo. con questi voti, no? E secondo, dovrà anche spiegare che tipo di atteggiamento terrà, per esempio, in Parlamento rispetto ai provvedimenti del governo e soprattutto a quelli sostenuti dai 5 Stelle. Intanto oggi a Torino sulla TAV, quindi dà un segnale chiaro, non sì. che il Partito Democratico avesse mai preso posizioni diverse da quella sì. che sta manifestando Zingaretti Posso oggi. Posso dire diciamo. Che a me non è sembrata una mossa azzeccatissima, quella di come primo segnale andare al cantiere della TAV. Visto che stai in Piemonte, un giornale importante che si stampa a Torino, La Stampa. Appunto, oggi in prima pagina una notizia che dice ci sono 1.800.000 bambini che vivono sotto la soglia della povertà. Beh, io avrei gradito che Zingaretti avesse avuto una parola per questi bambini e per la condizione veramente terribile in cui versano milioni di famiglie italiane. Ecco, spero che trovi il tempo di occuparsi Beh, anche vediamo, dei più poveri. A Torino ci arriva intorno alle 14.30, Alessio, quindi ci sta arrivando sì, adesso, sì. noi lo seguiamo in diretta, cioè, magari gli diamo sto consiglio. Diamo vediamo. Consiglio di parlare vediamo, anche di vediamo. Quelli che non hanno Dopodiché, così, primarie hanno PD, ieri c'era un convitato di pietra? Sì, c'era e c'è tuttora e ci che sarà. È sempre lì? È sempre lì, e appostato. Chiama? Matteo Renzi. È molto interessante il linguaggio di Matteo Renzi, che nega una cosa per affermarla. Dice, non ci sarà guerriglia mm-hmm. nei confronti di Zingaretti, e uno pensa, ci sarà guerriglia. E uno non... pensa, Zingaretti, stai sereno. Stai sereno. C'è un attimo. Dice, nessuno si farà, Zingaretti non avrà lo stesso trattamento che ho avuto io. È evidente. Cioè, e poi c'è anche aspetto un segnale. Sì, ecco, i segnali possono essere tanti. Il primo, che a noi può sembrare secondario, del tutto formale, è il presidente, chi sarà il presidente del Partito Democratico. Zingaretti ha già detto, ha fatto capire Gentiloni, ma Renzi non è d'accordo su Gentiloni, anche perché lì ci sono tutte le ruggini di Renzi, perché Renzi ha un elenco di sì, persone, la lavagna di cattivi diciamo di che cattivi, è bella piena. Da Letta, Gentiloni, praticamente non si salva quasi nessuno, e quindi Zingaretti dovrà dimostrare di avere effettivamente autonomia rispetto a Renzi, oppure no, se accetterà la... Anche perché Renzi e i suoi hanno già fatto sapere, noi avevamo dato la presidenza a Cuperlo, poi è vero che invece in seconda battuta avevano dato ad Orlando, quindi le minoranze, le maggioranze, come si fa... Sì, io il penso, punto è quanto sì. si impara dal passato, e qui voglio citare il libro, diciamo, firmato con Silvia Truzzi, sì. che è uscito lo scorso 28 febbraio, sì. firmato quindi da Padellaro e dalla Truzzi, che è C'era una volta la sinistra, errori, rimpianti e speranze nel racconto di Occhetto, Bertinotti, esatto. D'Alema e Bersani. Perché passo attraverso il libro, oltre al fatto che mi fa piacere citarlo? Perché poi il punto vero è quanto hai imparato anche di quel pezzo di autosabotaggio, no? Ecco, hanno capito gli errori? Beh, hanno capito che il popolo della sinistra è stato fortemente maltrattato anche da loro. Cioè, continuare a trattare male i propri elettori non è il modo no. migliore per tenerli. No. E quindi io penso che la prima lezione è che quando hai dei cittadini che si aspettano molto da te, non è che il giorno dopo le elezioni li puoi dimenticare. Questo è il vizietto del Partito Democratico, si dimentica dei propri elettori il giorno dopo. E dovrebbe invece prendere esempio da Salvini, perché Salvini è uno che i propri elettori li tiene da conto, li coltiva. Ci parla magari, tutti i giorni alle sue elettorie. Non c'è bisogno che dica che Salvini, quanto sia lontano Salvini da quello che io penso, però bisogna che anche gli avversari ogni tanto guardino gli avversari e vedano come si comportano per imparare qualche cosa. Interessante. Il libro parte con C'era una volta la sinistra, che significa, verrebbe da pensare, che non c'è più. Però io ho pensato pure che c'era una volta, sì. io ho raccontato un sacco di favole certo, a mia figlia e cominciavo sempre con C'era una volta. Sì. E poi... di solito le favole finiscono bene. Sì, ecco, questa non vorrei che fosse una favola che resta una favola. che però non diventa realtà. Che non diventa realtà.
Allora, sabato, piazza di Milano, una piazza che Grillo ha detto, siccome era una piazza contro il razzismo, Grillo ha detto il razzismo è soltanto mediatico? Sì, però Grillo... Quella piazza lì invece, cosa racconta? Beh, intanto diciamo che quella piazza lì racconta una folla immensa, quindi... Al di là del balletto dei numeri, che come al solito, 250.000, 200.000, Grillo viene dalla piazza, Grillo viene dalle piazze piene che lo inneggiavano tanti anni fa, le piazze del Vaffa, eccetera, 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 quindi dovrebbe... apprezzare questa folla, rispettarla e poi non dare una sensazione, come dicono a Roma, di rosicare, perché non è bello, no? Guardare quell'immagine e dire vabbè, ma stavano lì per qualcosa di che non esiste. Detto questo, però, a proposito di Zingaretti e della partita del Partito Democratico, questo partito deve anche dirci come intende risolvere il problema dell'immigrazione. Perché non basta dire che Salvini è brutto e cattivo. Prima e chiude le persone, i porti. Come dice la piazza, poi però allora, che cosa voi, significa in voi, Partito Democratico, cosa intendete fare per affrontare questo tema enorme che è molto sentito dagli italiani e credo anche da molti italiani che hanno votato per alle primarie del Partito Democratico? Perché liquidare la politica di Salvini come appunto la politica peggiore va bene, però dovete anche dare una proposta. La ricetta alternativa, allora, la parola integrazione è molto bella e siamo tutti per l'integrazione, ma poi bisogna spiegare a questo paese come avviene l'integrazione, cosa si intende fare, perché altrimenti sono solo parole che restano per aria. Torniamo un attimo a Grillo e al Movimento 5 Stelle. A proposito di stelle, Di Maio stella cadente? O c'ha solo una cattiva stampa, Di Maio? Beh, no, una cattiva stampa non credo. Credo che Di Maio stia sperimentando la difficoltà di governare, soprattutto due ministeri che sono complicati e strategici, il lavoro e lo sviluppo. Allora, prima abbiamo parlato del decreto dignità, che è stato un segnale importante di controtendenza rispetto alle politiche cosiddette liberiste dei passati governi e anche della sinistra. È evidente che non basta, che adesso Di Maio deve dimostrare la sua capacità di tenere il movimento tutto insieme su temi tipo le infrastrutture, quale sviluppo, perché non basta dire... Ma per esempio la TAV, no? Sì. È una finta discussione? Cioè, siccome ci sono le elezioni europee, ma diciamo soprattutto ci sono le elezioni in Piemonte, la sensazione che si ha è che adesso sia funzionale alla campagna elettorale, ma che in realtà ci sono i trattati internazionali. E alla fine il movimento c'è una maggioranza parlamentare, quindi alla fine, che prescinde dal Movimento 5 Stelle, intendo sul tema, e che quindi stiamo un po' facendo il gioco delle parti, stiamo un po' ritardando anche il processo. C'è anche questo, c'è anche la cosiddetta politica del rinvio. Io credo che la vera decisione sul TAV verrà presa dal giorno dopo le elezioni europee, sulla base dei nuovi rapporti di forza. Però a proposito di Di Maio, vorrei dire questo, il no... E può essere motivato, il no al TAV può essere motivato, però nei giorni in cui diceva in maniera più forte no al TAV si votava in Abruzzo, Di Maio e Di Battista ci dicevano che prima ancora occorrerebbe fare una linea ad alta velocità o a velocità media tra Roma e Pescara. Ecco, sarebbe bello che queste proposte non morissero il giorno dopo il voto, ma visto che stiamo parlando effettivamente di un'infrastruttura importante, perché sono tantissimi quelli che si spostano dal Tirreno all'Adriatico, oggi Toninelli, Di Maio, Di Battista, chi volete voi, ci dicesse stiamo preparando un progetto per fare in modo che questa ferrovia, altrimenti resta la politica del no. Il no, no, no. Qualche sì, per cortesia, sarebbe gradito. Non c'è solo, ripeto, poi in questo momento la sensazione che si ha è che non sia nemmeno più la politica del no, ma che sia la politica del rinvio, penso alle autonomie, penso alle infrastrutture. Vediamo, in questo momento è veramente, parliamone adesso con calma, poi decidiamo. Ultima questione, se da una parte c'è quello che qualcuno dice essere la stella cadente di Di Maio, dall'altra parte c'è Salvini. Sì. Quanto può ancora guadagnare?
E che Salvini vedremo nei prossimi mesi? Ma insomma, il Salvini... Cioè, siccome la sua crescita è stata spaventosa, almeno stando ovviamente ai sondaggi, ma Salvini, anche ad alcune elezioni... C'è un limite oltre il quale Salvini sa di non poter andare, e Salvini lo ha capito perfettamente. Tant'è vero che, non so se si è notato, è un po' meno aggressivo negli ultimi tempi rispetto al momento in cui doveva fare il pieno. Ho visto che anche, per esempio, su Macron... che era il nemico numero pubblico numero uno, ha abbassato i toni perché si è reso conto che in questo momento l'Italia non può dichiarare guerra alla Francia. Abbiamo visto l'intervista di Macron, pure lui che abbassa i toni, sì. Quindi bene, bene così. Il problema di Salvini è che in questo momento lui è il lordo protettore dei 5 Stelle, perché passa il tempo a tranquillizzare i 5 Stelle, è molto bello. Ti prego, non ti preoccupare, hanno preso, bene. Come dicono a Parigi, una tramvata in Sardegna e c'era Salvini che diceva non è successo niente, non ti preoccupare, certo. Avanti così, perché è evidente che ha bisogno del Movimento 5 Stelle. Perché sennò lui non può andare con Berlusconi, questo si è capito perfettamente. Non so quale sia il progetto alternativo al governo con i 5 Stelle di Salvini, questo forse lo capiremo dopo le elezioni europee, però certo che adesso il governo... La cosa fondamentale è tenere in piedi il governo. E lo tiene lui in questo momento, la stabilità di governo l'assicura soprattutto Salvini. Allora, io intanto ringrazio Antonio Padellaro, che però resta ancora un po' con noi. Apritemi il collegamento con Antonello De Fortuna, che oggi straordinariamente è davanti alla sede del Partito Democratico, perché oggi 4 marzo è anche la giornata del PD. Prego, Antonello. Ebbene sì, Tiziana, oggi si parla di PD, notizie di prima pagina, al quarto piano siamo davanti alla sede a Largo del Nazareno, tra poco renderanno noti i dati definitivi. Ero fuori allenamento. Però insomma arriveranno i dati definitivi, ormai sappiamo Zingaretti torna al 70%, il 30% diviso tra gli altri due candidati Martina e Giachetti. Zingaretti però non è qui, non c'è nessun leader, è volato a Torino alle 15, vedrà il governatore Chiamparino, quindi ha scelto subito il primo terreno di impegno che è quello della TAV. Aspetta Torino un attimo, centrale Antonello, oggi perché c'è anche Di Maio stamattina. A Torino, così sì? Vediamo che cosa sta succedendo lì, dovrebbe cosa arrivare si vede? Giusto, esatto. Alessio? Dovrebbe arrivare alle 15 incontrare il governatore. Della Regione. Esatto, il governatore Chiamparino e poi alle 15.30 fare anche un punto stampa. E questa sono lì, è la situazione fuori dal palazzo. Ad aspettare e a prendere l'arrivo di Zingaretti. E prego Antonello, era giusto per testimoniare che appunto si muovono cose. Per notizie poco... di Salvini? Allora, noi ci eravamo preparati a una giornata tranquilla perché l'ultimo post era quello di lui in riva al mare con una bimba sulle spalle, stavamo già cercando di capire quale spiaggia fosse, ma poi non ce l'ha fatta. Poco fa reso noto che alle 15 farà una conferenza stampa a Montecitorio, non si sa ancora l'argomento, ma io scommetterei insomma che si dovrebbe parlare, immagino, di legittima difesa e anche di alta velocità. Tutto questo mentre Di Maio stamattina è stato a Torino per parlare ad un convegno sull'innovazione, ma per vedere anche la sindaca di Torino, che è in 5 Stelle, che è in grossa difficoltà proprio sulla questione dell'alta velocità. Quindi notizia oggi sia qui il Partito Democratico, ma anche da Torino per le questioni legate al TAV. Al TAV e Salvini, che in qualche modo si va a prendere la scena anche oggi, cioè non è che la lascia, diciamo, al Partito Democratico. Grazie ad Antonello, e ci richiede la linea quando lo ritiene, poi immagino ci spostiamo anche alla Camera, no? Per capire appunto cosa succede lì con Salvini. Esattamente, andremo a vedere appunto le reazioni, cosa dirà le reazioni, diciamo, alla sua conferenza Bene. Stampa che dovrebbe cominciare Alessio Orsinger, tra un'antina di minuti. La rete si concentra anch'essa sul Partito Democratico, oggi in esubero di attenzione mediatica. Vediamo le frasi di Osho: primarie PD, Lega primo partito, con l'hashtag primarie PD. E poi si fa sentire, mentre quello originale è più o meno silente, l'alter ego su Twitter di Matteo Renzi, che si chiama Renzo Mattei: mi sono svegliato nudo nella minoranza del PD. Terribile questo. Facciamo entrare in studio il professor Massimiliano Panarari, politologo della LUIS. La canzone popolare, accolto così. E so-
Sono certa che la canzone piace assai a Milano a Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità. Ben trovato Borgonovo. Come sta? Meglio del PD. Il che diciamo... Il che ci vuole anche poco, diciamo. È abbastanza facile. Commentano da studio che non era una cosa difficilissima. Allora, il filo conduttore di oggi è il voto. Nel senso che c'è Alessio Orsinger che ride come un pazzo, apprezza moltissimo le battute di Borgonovo. Sì, voglio segnalare a Borgonovo. Francesco mi hai fatto molto ridere. È questione di gusti. Sabato l'ultimo sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera fotografava l'andamento dei partiti dal 4 marzo del 2018 ad oggi. Noi abbiamo preso 4 marzo e 28 febbraio per una questione che non si leggeva nulla assolutamente se avessimo messo tutto l'andamento mese per mese, però il risultato è quello che vedete, Panarari, la rivoluzione. È un cambiamento fortissimo, nel senso che ci dobbiamo abituare ad una opinione pubblica sempre più volatile, sempre più volubile, con partiti letteralmente a fisarmonica. Basta vedere il rapporto tra i due partner di governo. La Lega, che da quando si è insediata appunto come secondo partito dell'esecutivo ha più che raddoppiato i voti, e il Movimento 5 Stelle che ha perso nettamente più di un terzo dei voti. Quindi anche semplicemente in termini di riequilibrio interno. Naturalmente però in tutto questo, al di là della giornata di oggi, quello che emerge con forza, i dati poi cambieranno ancora nelle prossime settimane verosimilmente, però è che le opposizioni, che hanno dato ieri un segnale di vita e di vitalità attraverso le primarie del PD, comunque sono in un campo di gioco molto molto più debole di quelli che sono i partiti antipopulisti. Borgonovo, poi ovviamente affrontiamo gli argomenti uno per uno, però al momento vi chiedo una prima impressione, no, di questo bilancio annuale. Lo facevo prima con Padellaro, lo voglio fare anche con voi. Le chiedo, Borgonovo, intanto sembrerebbe un travaso, no? Lega 17,4 che diventa 35,9, Movimento 5 Stelle 32,7 che diventa 21,2. Lì ti viene da ragionare in termini di travaso di voti. E poi c'è un altro elemento, qui non è entrato evidentemente nella grafica, però anche su quello vorrei un commento intanto per titoli, e cioè il numero degli indecisi. Erano, Alessio aiutami che come sai io sono ciecata, credo circa il 30% alle politiche del 2018, e sì, al 28 febbraio gli indecisi salgono al 43,5%. Mi chiedo se anche questo dato ci dice qualche cosa oppure no. Prego, Borgonovo. Beh, senz'altro ci dice qualcosa, anche perché continuano ad aumentare costantemente da anni, il che è un problema. Poi lì c'è anche il dato di Forza Italia, che non è del tutto irrilevante rispetto alla Lega, no? Cioè, sì, certo. 14 sono dimezzati, significa che c'è anche lì un ulteriore travaso, no? Beh, sicuramente. Poi il Movimento 5 Stelle agli appuntamenti regionali, locali, così non va mai benissimo, dopodiché ha subito senz'altro la predominanza della Lega in questi mesi, e su alcune questioni secondo me rischia di, tipo il TAV, queste altre cose qua, insomma va a impelagarsi in argomenti forse non così d'impatto, ecco, sulla popolazione. Aveva ragione prima Padellaro quando lo diceva relativamente al PD, però alla fine quelle sono le questioni. Salvini ne parla, no? Delle famiglie povere, di questo, sì, quella. Poi no, possono non piacere le ricette, però ne parla. E questo anche riguardo al PD, visto che c'è un dato lì che più o meno è simile, anche quello delle primarie mi sembra che siamo agli stessi livelli, cioè hanno perso un po' di voti rispetto all'ultima volta, un po' di affluenza, no? Rispetto alla tornata precedente con Renzi, però il tema è poi di che adesso cosa poi parlano. Dal PD ripartiamo subito dopo la pubblicità, perché vogliamo fare questo regalo a Borgonovo. Alessio? Avremo un focus più tardi su quota 100, è uscita una notizia, tanto per dare un antipasso ai telespettatori: sindacati a rischio i servizi essenziali per l'impatto che potrebbe avere quota 100 nella pubblica amministrazione. Sì, anche perché sappiamo che più del 30% di chi ha fatto richiesta viene dalla pubblica amministrazione, quindi lì poi si traduce in un'assenza o in una difficoltà di accesso ai servizi. Ma ci arriviamo dopo la pubblicità, ripartiamo dal Partito Democratico. Giornata
del voto l'avete seguita ieri? Diciamo, quelli che proprio sono appassionati come Borgonovo l'hanno seguita minuto per minuto, gli altri un po' meno. Noi siamo andati a vedere quando chiudevano i gazebo, perché già lì si sentiva che i numeri sarebbero stati importanti. Guardate un po'. Com'è andata questa giornata? Bene, benissimo, molto oltre qualsiasi più rosea aspettativa. I seggi sono chiusi, però voi avete ancora tantissima gente in fila. Sì, abbiamo già fatto un paio di volte delle fotocopie delle schede, perché quelle pensate non sono bastate. Sono finite gli originali, le fotocopie, le copie delle copie. Il PD è vivo, è vitale, si può festeggiare. Il PD è vivo. PD e vive Vegeto. Più di 1,5 milioni di elettori partecipa alle primarie che hanno decretato la vittoria netta di Nicola Zingaretti, il presidente della Regione Lazio. Io non è che sono del PD, né lo sono mai stata. Queste primarie ho voluto partecipare per far cambiare in qualche modo il PD. La parola chiave quindi è unità per il PD e il futuro. Unire. Sicuramente. Seguiamo lo spoglio nel seggio di Zingaretti a Piazza Mazzini. Lo scrutinio è abbastanza monotono. Zingaretti. C'è qualche voto nullo a spezzare la litania. Calenda? Calenda. Questo Matteo Renzi. Dai, ma lui ce l'aveva preannunciato, era in fila e me l'ha detto, sono qua per votare Matteo Renzi, posso? Gli ho detto faccia quello che vuole, signore. Si è fatto almeno 40 minuti. Grillo vi ha preso un po' in giro, era più semplice farlo su Rousseau, su una piattaforma? Ma questa era un pochino più fidabile, un pochino più bella. Differenza rispetto alle primarie del 2017 ne hai notato? La gente che è venuta qui non ha votato per il segretario del Partito Democratico, ha votato per una, come dire, un'ancora di salvezza. Quell'altro era un voto di partito. Quindi questo è un voto per il paese, secondo me? Secondo me questo è un voto per il paese. Domani un altro PD. Senza beghe, senza correnti, pacifico. Beh, non esageriamo, insomma, i miracoli, però speriamo, dai. Siamo orgogliosissimi del risultato che c'è stato. Malgrado il padre di Battista dice di aver votato 3 volte alle 7:30 del mattino, quando i seggi erano ancora chiusi, quindi almeno 1,5 milioni di voti, forse magari gli salterebbe il sistema, non lo so, a noi non è saltato. Allora, riparto da Padellaro, intanto poi arriviamo al per chi si sono messi in fila, no? Perché c'è questo tema che emerge in maniera prepotente. Però prima Zingaretti dice subito, ieri sarò leader, non capo. A chi sta parlando? Vabbè. E cosa sta dicendo? sta parlando a quel signore che ha fatto 40 minuti di fila, quello è un fan proprio scatenato. No, ma anche un parente viene da pensare. È evidente che Zingaretti, lo dicevamo prima, sta facendo, ha anche una funzione di ansiolitico nei confronti di un mondo del Partito Democratico fortemente traumatizzato dall'esperienza di Renzi, perché avere Renzi come segretario sono esperienze che poi... È faticoso. Allora, lui che ha questa... aria molto paciosa, tranquilla, molto dorotea, però è un uomo che sa fare politica e l'ha fatta alla Regione Lazio, dove non avendo la maggioranza è riuscito a mantenersi in equilibrio tra 5 Stelle e la destra, eccetera. Quindi è evidente che questa funzione di Zingaretti per ora sarà calmante, poi però anche lui dovrà fare qualcosa... E la sfida vera sarà parlare ai cittadini e dire in che direzione ti voglio portare, no? Fare qualcosa di sinistra, che è l'incubo di tutti i leader del Partito Democratico. Poi c'è sempre qualcuno che gli dice fai qualcosa di sinistra e loro lì sono distrutti. Panarari, sono andati a votare, hanno fatto quella fila, hanno aspettato 40 minuti nel caso di quello che poi ha scritto Matteo Renzi... Per fare cosa? Per votare per il PD, per partecipare quindi alla scelta del segretario del PD, o per votare contro il governo, o per tutte e due cose? Ci sono ambedue le componenti, una parte sicuramente è quella dei militanti, dei simpatizzanti del PD, ma come mostrava il servizio poco fa, c'è qualcuno che disperatamente cerca un'opposizione e naturalmente, come dire, converge, va nella direzione di quello che è il partito più, seppure molto ammaccato, il partito numericamente più consistente, e cerca anche, questa è, peraltro è la democrazia e la partecipazione, cerca di orientarne un po' la direzione di marcia. Naturalmente tenere insieme le due cose sarà un po' complicato, perché come diceva Padellaro prima,
ha delle sfide da far tremare le vene, Zingaretti, e se il suo effetto camomilloso ansiolitico sarà un effetto molto importante, poi finita la luna di miele iniziale dovrà cominciare a dare delle risposte. E naturalmente in questo c'è il tema del: esistono ancora le correnti nel PD, sono correnti presenti, naturalmente sono quelli che in buona parte hanno reso il PD un partito meno competitivo dal punto di vista dell'efficacia e dell'efficienza elettorale, e dall'altro c'è, questa è davvero un'impresa che fa tremare le vene, una richiesta di quel pezzo di paese che è contrario al governo di trovare un altro tipo di rappresentanza. A proposito di quel pezzo di paese, Borgonovo, le chiedo quanto è parente quel numero di persone che si è mosso per andare a votare per le primarie del PD. Aspetti solo un attimo che vedo Antonello De Fortuna, vedo delle telecamere che si muovono, non capisco perché, arrivo da lei. Siamo qui, sta arrivando, sì. Perché? Perché arriva Salvini che sta entrando alla Camera per la conferenza stampa, però c'è un servizio di sicurezza stavolta importante, vediamo se quindi riusciremo non ti fanno dopo a fermarlo, avvicinare. Per il momento è arrivato, è in auto, per il momento no, stiamo seguendo le auto, ecco le vedete inquadrate, c'è la corsa classica al... È carino perché ogni tanto si ferma muovendo. E poi riparte, secondo me vi fanno degli scherzi. Eccoci. Buongiorno. Non vuole si è allontanato parlare. Con la ditta stampa, quindi per il momento dice che vuole parlerà dopo la conferenza stampa a Montecitorio. E quindi noi qua siamo, Antonello, noi abbiamo minuto, tempo, noi siamo lo aspettiamo, qua. Tanto qui siamo qua. E raccontiamo. Esatto. Grazie ad Antonello De Fortuna. Allora, torno da Borgonovo. Dicevo, sono parenti la piazza di sabato di Milano e il numero, questo numero insomma che comunque i leader del Partito Democratico non si aspettavano, avevano messo come sfida 1 milione, no? Avevano detto sfida vinta 1 milione, arriva 1 milione e 8. Allora, sono parenti quella piazza di sabato che Grillo ha definito, insomma ha detto che era inutile perché tanto il razzismo è solo mediatico, e quelli che sono andati a votare ieri, c'è una vicinanza? Ma secondo me sì, nel senso che lì c'erano tutti i rappresentanti del PD e poi c'è anche una comunanza di intenti, e guardate che questo è il dramma adesso seriamente della sinistra, cioè questi sono messi insieme a Milano per fare una pagliacciata su appunto un tema che è vero che è per lo più mediatico, però riescono a mettersi insieme solo su questo tema qui, cioè sul razzismo, sull'immigrazione e contro il fascismo, cioè sono sempre le stesse cose che lì coagulano, che però forse la gente, come dire, normale, che sia di destra, di sinistra, di centro, indecisa, interessa un pochino poco, o forse sono un pochino stanchi di sentirne parlare tutti i giorni. Tra l'altro a Milano non ci sono nemmeno stati comizi, cioè le due cose... Questi che dicono, Martina che dice 1 milione di persone perché punto in basso, e a Milano che dicono beh, lasciamo stare i comizi che poi non vorremmo che la gente una volta finita la musica se la desse a gambe, e beh, vuol dire che un pochino di paura ce l'hanno, ed è anche giustificata. Io credo che fino adesso hanno fatto le primarie, tutto bene, un nuovo segretario, però su questi temi qui non hanno riflettuto più di tanto, perché questo era quello che diceva Padellaro prima, che secondo me è molto vero, cioè devi dare una risposta non all'area C di Milano che tanto ti vota ugualmente, devi dare una risposta magari a quelli che un pochino di difficoltà arrivano a fine mese. Credo che Padellaro su un punto però dissenta dal ragionamento di Borgonovo, sì, che è quello sul razzismo solo mediatico, diciamo. Io penso che l'espressione Borgonovo, scusami, pagliacciata non vada bene, perché tu dovresti allora andare da ciascuno dei partecipanti a quella piazza e dirgli sei un pagliaccio. Non credo che te la senti di dire una cosa del genere. No, è una cosa un po' diversa però, perché lì c'erano una carnevalata con i carri e quello fatto con la cosa delle ONG e quelli lì che ballavano. Allora, cioè, un altro po' sembrava il revival anni 90 ma sono alla persone, discoteca di provincia. Scusami Bruno, sono persone in carne ed ossa. Tutti siamo con persone in carne ed ossa, esatto, che vanno là. Allora, se tu vai, lo dico per esempio, a un comizio di Salvini
e applaudi magari, eccetera. Se tu, qualcuno ti viene a dire che sei un pagliaccio, ti offendi, no? Ma io perché, non ho detto che sono... c'è differenza perché, tra dire che sono tutti pagliacci e dire che una manifestazione è una pagliacciata. C'è una profonda differenza. Una manifestazione è una pagliacciata nel suo insieme, perché si pone come obiettivo quello di protestare contro, uno, una cosa che non esiste, due, in maniera un po' ridicola, secondo me, visto che tanti canti, balli, le associazioni di gente non sapeva discutendo. Dopodiché io ho molto rispetto per gli elettori del PD. Ecco, meno no, ma io non sto discutendo la tua opinione sulla manifestazione, merito, diciamo, che manifestazione. È super legittima, non legittima, sto discutendo un'altra cosa, che il giudizio su una manifestazione molto partecipata, adesso senza andare ai numeri, bastano le foto per dire che c'era tanta gente, possa essere liquidata in questo modo, perché altrimenti non si fa altro che dare ragione a chi dice che in questo paese tutte le opinioni sono pregiudiziali, cioè che la piazza di Salvini è una piazza di fascisti, che la piazza di Milano è una piazza di pagliacci. Io credo che andrebbe un attimo... Il meccanismo liquidatorio della Scusate, avrei tanto voluto però essere sorpreso da questa manifestazione, sentire delle cose un po' diverse. Invece, purtroppo, magari dalla Lega ho visto delle cose diverse negli anni, che il solito con le corna, no, che dice Terroni, e qui vorrei sentire qualcosa di un po' diverso ogni tanto da fascisti, razzisti, cioè un Vangelo, leghisti un cattivi. Rosario, una cosa così le sarebbe piaciuta di più, Borgonovo, no, per dire no, perché abbiamo visto tante cose, era solo una battuta, basterebbe parlare Borgonovo, un pochino del lavoro così. Per esempio, facciamo una cosa, allora Pannarari, arrivo da lei. Uno che sicuramente non ha mai liquidato con tono, diciamo, sprezzante l'avversario è Matteo Renzi, no? Sì, assolutamente. Sì. Mai fatto che, sì, che mi risulti. Che dici a lei? Perché mi interrompi mentre sto facendo queste magnifiche battute? Perché c'è una persona che ha fatto una dichiarazione su Matteo Renzi. Sì. È il senatore Richetti, che ha detto, avvertito i suoi compagni di partito e colleghi, ha detto guai a perdere per strada in questo momento Matteo Renzi, mentre Walter Veltroni parla oggi nel PD, vedo una nuova luce. Guai a perdere per strada Matteo Renzi, la luce la vede Veltroni, facciamo una cosa, noi siamo andati essere... a seguire Matteo Renzi. Per non liquidare. Che andava però a votare per le primarie, ve lo faccio vedere. A votare Renzi? No. Matteo Renzi cerca di dribblare la stampa, vuole riservatezza oggi e non fa sapere quando e dove voterà. Lo aspettiamo dall'alba sotto casa. Esce molto presto, intorno alle 8:30. Tasso? Corriamo in piazza Tasso, al seggio delle ex Leopoldine per le primarie del PD sono arrivati anche alcuni fotografi. Bene. In molti si chiedono per chi vota Matteo Renzi oggi. Non mi freghi a 10 ore dalla fine della chiusura dei seggi. Ho fatto anche il selfie con la Maria e con la Boschia. Guarda, Renzi e Alessandro è quello, quasi quanti fratelli e cugini c'ha Matteo. Vai. Ma il nuovo segretario assicura il suo sostegno incondizionato. Penso che sia importante che chiunque vinca le primarie il giorno dopo non subisca il trattamento che abbiamo subito noi, che abbiamo vinto due volte le primarie col 70% e per due volte abbiamo avuto il fuoco amico. Noi ci impegniamo in questa direzione. Avete avuto un grande elettore oggi? Sì, l'ex segretario. È un elettore che conta come tutti gli altri che verranno al seggio oggi. È comunque una risorsa. Che fa Renzi? Farà guerriglia se vince Zingaretti? Ma io non credo, non l'ha mai fatta prima, perché la dovrebbe fare ora? Se vincerà Zingaretti, Renzi rimarrà dentro il partito? Ma penso di sì, che rimanga lo stesso. Per il momento sta in disparte e fa bene. Gli unici strali sono per i grillini. Il palloncino grillino si è sgonfiato non soltanto alle elezioni regionali, ma proprio nella credibilità di quella classe dirigente che un anno fa rappresentava la speranza e il futuro e che oggi paradossalmente è già il segno di un fallimento. Ancora un saluto, il tempo di qualche battuta, sempre all'insegna della massima concordia. Sono molto felice di aver partecipato a questo grande festival della democrazia. Se ne va, insella la sua Vespa e trascorre una domenica casalinga. Si concede solo un pranzo fuori con la famiglia e l'immancabile tweet con cui la sera saluta la vittoria di Zingaretti.
con il fuoco amico. Nel frattempo è arrivato Zingaretti? Zingaretti a Torino incontrerà il governatore Chiamparino. Noi parlavamo di Renzi, vedi come sono fatti. Sì, perché sono sintonizzati. Eccolo, infatti adesso quelli lì che stanno parlando con lui. Che sta entrando in regione, immagino, ho visto di spalti, adesso lo rivediamo. Eccolo qua, sta salendo da Chiamparino, c'è Chiamparino dietro di lui. Vabbè, a questo punto aspettiamo che finiscano questo vertice e ci sarà conferenza stampa, così sentiamo che cosa ha da dire Zingaretti. Panarari, la domanda è: abbiamo visto un Matteo Renzi assai conciliante, assai ecumenico, quanto dura? E non durerà moltissimo, nel senso che sensazione è che durerà, i francesi direbbero lo spazio di una mattina, adesso si è messo in una posizione interlocutoria. Ma lo direbbero in francese? Direbbero dans l'espace de matin. Madonna mia, ma vedi com'è in questo studio? Ma l'ha tradotto prima? E noi, siamo fatti così. È stata una traduzione preventiva in questo caso. Adesso guarda dove va il PD e poi farà delle valutazioni, verosimilmente. E questo è Renzi. Ora noi ci siamo detti, Zingaretti deve costruire la leadership. Sarò leader, non sarò capo. Poi c'è Salvini che deve gestire la leadership. Una leadership assai potente, quindi non facile, perché gestire tanto potere facile non è. Poi c'è Di Maio e deve salvare la leadership. Insomma, quanto è complicato essere leader? Il taglio di Maria Grazia Gerina. Molti sono tornati, stanno tornando e torneranno in quello che dovremo costruire ora. Un nuovo PD e una nuova alleanza. Un anno dopo la sconfitta del 4 marzo, il Partito Democratico prova a voltare pagina, sospinto dal popolo dei gazebo, più di 1.700.000 persone, quasi quante si misero in coda per affidarsi ancora a Renzi all'indomani delle sue dimissioni da Palazzo Chigi, ma con un nuovo segretario che è tutto il contrario del bimbaccio toscano. Rassicurante, ecumenico, prudente, fin troppo, dicono quanti per anni hanno atteso la sua discesa in campo. Io non mi intendo capo, io mi intendo leader di una comunità che dovrà continuare a stare in campo per cambiare la storia della democrazia italiana. Cresciuto nel PC, romano, anche se nel primo giorno da segretario vola a Torino per saldare il patto con il Partito del Nord. Ai gazebo anche tanta gente che aveva votato 5 Stelle e che aveva votato Lega. È nata una stella? Tutto da vedere, ma certo Zingaretti da ieri notte ha i numeri per costruire una nuova leadership dentro il partito che fu del rottamatore fiorentino. Anche se a Renzi in Parlamento resta una pattuglia di fedelissimi pronti a dare del filo da torcere. Mi auguro e sono sicuro che quello che è stato detto in campagna elettorale sarà rispettato. Nessun accordo con il Movimento 5 Stelle. Zingaretti per ora non ha alcun interesse a rompere il tabù e preferisce rivolgersi direttamente all'elettorato che un anno fa scelse Di Maio. Non sono sfuggiti però agli osservatori più attenti gli auguri di Roberto Fico, presidente della Camera e alla sinistra del Movimento. Un segnale che dietro le quinte il dialogo può riprendere da dove era stato interrotto 9 mesi fa? Certo, anche dentro ai 5 Stelle, prima ancora delle alleanze, si pone la questione della leadership. Quella di Di Maio, uscita trionfante dalle urne del 4 marzo, un anno dopo continua a perdere colpi, sempre più schiacciata dai malumori interni e dalla leadership di Salvini. L'unico che continua a crescere nei sondaggi, però ieri ha trovato il tempo di occuparsi delle primarie del PD per sminuirne la portata. Si vede che gli erode, perché non si aspettava che ci fossero 2 milioni di cittadini. No? Le code, gazebo e la manifestazione di sabato a Milano sono un segnale di sfida diretto proprio a lui, un'onda che Zingaretti proverà a cavalcare per segnare subito un punto alle prossime elezioni europee. Vicino il momento della conferenza stampa di Salvini, leader della Lega. Arrivo da Borgonovo, passando per Padellaro. Leader è la parola. Sì, sì, va bene. No, noi stiamo giustamente ragionando sui sondaggi, sui 1 milione, 2 milioni, 3 milioni. Però la fotografia della realtà è quella del 4 marzo scorso, cioè delle elezioni, dei risultati elettorali del 4 marzo scorso. Quello è il Parlamento italiano, certo. nel senso che i 5 Stelle che hanno i loro problemi, però sono il partito di maggioranza relativa,
la Lega è un partito forte, importante, ma non ha il 34%, ha il 17%. Ma vale anche per il PD, per i parlamentari renziani, vale anche per gran parte dei gruppi parlamentari della Camera e del Senato. E quindi chi diventa leader del partito deve fare i conti anche con non questo. Non solo, ma questo certamente, ma il problema è che oggi governa chi ha preso i voti allora, non chi prende i voti oggi con i sondaggi. Non c'è dubbio. Borgonovo? Parte il fatto che leader vuol dire capo, quindi è inutile che stiamo lì, cioè sono qua appese queste parole, no, come people, la manifestazione di sabato, poi dopo sempre a rincorrere. Cioè il tema non è che sono andati, è vero, Padellaro ha ragione di nuovo dire che poi governa chi ha preso i voti 4 marzo, ma il tema è che se vogliono ripartire da Milano e da quei temi lì, la risposta degli elettori l'hanno già vista. E non è stata una bella risposta. Tra l'altro l'affluenza alle primarie festeggeranno pure, ma in calo, seppure non enorme, rispetto alla tornata precedente. Ci si aspettava un calo decisamente più forte, sì, no, ovviamente. Sì, quindi sì, festeggiano quello, festeggiano. Ma certo, la ognuno fa le nostre. Diciamo. Esattamente. Dopodiché, poi che sono 1,7 milioni. Non sono 60 milioni di italiani, non sono il 20%, adesso non sono so i 3,5 milioni di Veltroni, no? Che credo fossero nel 2007, per capirci, esattamente, quindi in 10 anni sono meno della metà. Sono diminuiti, e perché sono diminuiti? Sono diminuiti perché continuano a battere sempre sugli stessi tasti, che sono esattamente quelli che abbiamo visto in scena a Milano, per cui se ripartono da lì, come dice qualcuno, non si aspettino grandissimi risultati. Borgonovo, c'è qualcuno alla sua destra? Vuole fare una presentazione? Faccio il bravo conduttore. Alla mia destra dubito, però. Non è possibile. Però ne faccio solo una questione fisica, non ideale, diciamo. Prego. Roberto Maroni, forse lo conoscete già. Roberto Maroni, ben trovato. Buongiorno. Devo dire anche dirige il maestro. Diciamo volto storico della Lega, è stato ministro del welfare, governatore della Lombardia, il suo ultimo libro è, qui ne avevamo già parlato, Il rito ambrosiano per una politica della concretezza. Lui suona, sono circa 6 mesi che ci promette di mandarci una clip in cui ci fa vedere come suona, ma neanche questa volta ce l'ha mandato, però io adesso lo dico coram populo, vediamo se la prossima. Va bene, la prossima, promesso. La prossima promesso. È promesso. Senta, lei ha detto che serve un partito del Nord, che io mo pensi come sono fatta, pensavo che ci fosse la Lega. Le faccio vedere un servizio e poi le chiedo ragione di questa affermazione. Non è che serva un partito del Nord, serve qualcuno che probabilmente faccia sentire un po' più le esigenze, le richieste delle industrie, delle persone che abitano, diciamo, in questa parte del territorio. Ma il vuoto che si è creato magari potrebbe riempirlo anche qualche altro partito, diciamo. Roberto Maroni, dalle pagine di Repubblica, lancia una nuova sfida. Serve un nuovo partito per rappresentare i ceti produttivi del Nord. Ma cosa ne pensano al Nord i militanti della Lega? Siamo andati a cercare delle risposte a partire dalla storica sede della Lega Lombarda a Varese. Ma secondo me Maroni vuole esprimere, è vero, un po' il malcontento di una parte, diciamo, più estrema dei secessionisti. La vera grande classe imprenditoriale non ha mai avuto un vero corrispettivo politico incisivo, perché se pensiamo anche a Forza Italia non è mai stata il vero interlocutore di quella parte di Confindustria e il resto, che si è sempre lamentata. A Bossi, a Maroni, a Salvini, i tre segretari, c'è sempre stata la voglia di portare a casa autonomia e federalismo. Abbiamo tentato in tutti i modi, ma eravamo sempre fermi tra il 10 e il 12%. In questo momento abbiamo un segretario che è riuscito a portare la Lega dai sondaggi al 40%. Quindi più rappresentati di così non siamo mai stati. Ci spostiamo fuori Varese, a Samarate, dove la Lega, insieme agli alleati di centrodestra, sta presentando la lista in vista delle comunali. Credo che sia anche un tentativo maldestro di Maroni di ritornare in partita dopo che la partita lui l'ha voluta lasciare. La direzione è quella giusta, la Lega che rappresentava solo gli interessi del Nord penso che ormai appartenga al passato.
prima puntava tanto sulla questione della popolazione in se stessa, la popolazione del nord, la popolazione del centro, la popolazione del sud. Adesso l'esigenza è proprio politico-economica, è diversa. Allora Maroni, mi aiuti. Intanto che cos'è il Partito del Nord? Una Lega oltre la Lega? No, io credo che questa fase nuova che pone fine al centrodestra tradizionale come lo conosciamo, con un centro moderato e una destra, la nuova area sovranista, chiamiamola così, sovranista populista, interpretata da Salvini, non ci sarà più spazio per i cosiddetti moderati o per la destra, sono categorie che appartengono al passato. C'è spazio invece per qualcosa di nuovo, e cioè qualcosa che rappresenti i territori, in particolare ho citato il nord per la voglia di autonomia che è stata espressa con il referendum in Lombardia e Veneto, e mi pare che adesso ci sia il silenziatore su questo tema, con le infrastrutture, con i grillini che sono contro la TAV, che gli imprenditori del nord, che i ceti produttivi del nord vogliono, con la riduzione del carico fiscale che la flat tax ha solo messo lì ma che non soddisfa il mondo delle imprese. Ecco, io ho detto che queste esigenze ci sono reali e dovrebbero essere rappresentate, possono essere rappresentate da qualcosa di nuovo che ancora non c'è. Quindi, tutto per qua. Capirci, Maroni, Lega e mondo produttivo del Nord oggi parlano due lingue diverse? Il mondo produttivo del Nord parla una lingua che non trova, che non ha trovato finora grande rappresentanza nelle iniziative del governo, non parlo della Lega ma parlo del governo giallo-verde. Basta sentire gli imprenditori, basta andare all'assemblea degli imprenditori per vedere la reazione che c'è. Allora, dia un voto alla Lega su flat tax, mi dica il voto secco. Flat tax, voto alla Lega. Ma rispetto, visto che rispetto, è un provvedimento che era la Lega a volere. Sì, sì, ma rispetto a quello che sembrava, direi un 6 meno meno, ecco, per voto essere. Voto sull'autonomia differenziata. Senza voto, ancora non c'è, si era detto entro il 15 di ottobre, poi il 15 febbraio, poi il 15 di marzo, ancora non c'è. NC, esatto. Voto sulle infrastrutture. Ma stando alla TAV, se vista la mozione che è stata approvata in Parlamento, presentata anche dalla Lega, cioè la TAV si blocca, voto insufficiente. Poi per fortuna Matteo Salvini il giorno dopo ha detto no, la TAV si farà. Io spero che si faccia, anzi mi auguro che si faccia, perché altrimenti si farà comunque il Corridoio 5, non è la Torino-Lione la TAV, è la Lisbona-Kiev, che se non passa da noi, passa a nord delle Alpi e le nostre regioni saranno tagliate fuori dai grandi collegamenti. Piacere, c'è Salvini che sta parlando, apritemelo. Ascoltiamolo. Entità, perché qualunque operatore delle forze dell'ordine con cui mi confronto e con cui vi potete confrontare anche voi è frustrato perché becca per la decima volta lo stesso spacciatore con la cosiddetta modica quantità a spasso nello stesso parco con gli stessi bambini. Non è possibile, non esiste modica quantità. Ti becco a spacciare, vai in carcere con le misure cautelari. Questo per due etti, per 225 kg non avevamo pensato a una proposta di legge che riguarda lo spaccio di 225 kg di droga. E ripeto, secondo me allora, c'è qualcuno in studio, al che momento siamo evidentemente su misure per modica quantità, non modica quantità, droga, così, sicurezza. Sì. E dintorni torno da Maroni, perché io ancora non ho capito benissimo, ma certamente perché sono io che sono un po' dura a capire, questo partito del Nord sarebbe un partito che si affianca alla Lega? No, sa perché glielo chiedo? Perché nel frattempo la Lega di Salvini è fa cappotto ovunque, cioè va benissimo, no? È diventato un partito nazionale. E lei torna a parlare del partito del Nord. Io guardo avanti, guardo quello che potrebbe succedere o che succederà nei prossimi 12 mesi. Io penso che questa maggioranza reggerà dopo le elezioni europee, punto di domanda. Immagino che si potrà andare al voto anticipato l'anno prossimo e vedo in questa prospettiva uno spazio forte a queste esigenze che ho citato. Ma quindi una nuova Forza Italia, come si potrebbe chiamare? L'evoluzione. Italia del Nord, Forza Nord.
l'evoluzione del vecchio centrodestra che è finito, quel centrodestra che io ho conosciuto, che abbiamo conosciuto, nato nel 94, ormai è finito, non c'è più un centro, una destra. C'è in quest'area sovranista, che vuol dire più poteri più forti al centro, c'è spazio per un'articolazione territoriale, le regioni, l'autonomia, le infrastrutture. Chi la guida, Forza Nord, Maroni? Nel nord rappresentano una richiesta forte dei ceti produttivi. Detto questo, l'ho scritto, non è il mio partito, io ho preso una decisione nella mia vita, quindi non mi riguarda. No, quando ha preso quella decisione avevano detto che si preparava a fare il ministro, poi non è andata così. Ma non è vero, questo l'avete detto voi. Lei aveva detto, io non mi ricandido a fare il presidente della regione Lombardia perché me ne sto per i fatti miei, però subito si era scritto, no, si prepara a fare il ministro, vuole giocare un'altra partita. Adesso ovviamente stanno già tutti dicendo vuole giocare la partita del Partito del Nord. Ma no, guardi, capisco che in Italia un politico che non sia buttato fuori dalla politica ma che decida lui di cambiare vita non succede mai. Con me è successo. Non si usa. Ma esatto, con me è aspetti successo. Aspetti che Pallellaro le vuole chiedere una cosa. No. Io le devo chiedere in un'ultima battuta, sì, ma veramente velocissima. Ma Salvini, lei l'ha sentito da quando ha parlato di questo nuovo partito del Nord? No, non ancora, lo sentirò oggi, tra oggi e domani. Tra oggi e domani avete un appuntamento telefonico? Sì, ma non è, l'ho scritto, non è una cosa contro la Lega o contro Salvini, vuole essere un contributo, sì, anzi, per avere una migliore rappresentanza all'interno di quello che fu il centrodestra delle questioni settentrionali, Padellaro. Tutto qua. No, volevo chiedere a Roberto Maroni, che saluto, se questa idea di Forza Nord ha qualcosa in comune, può avere qualcosa in comune con il Partito Democratico di Zingaretti, visto che per esempio oggi Zingaretti è andato a parlare positivamente della TAV. Cioè, può esserci un terreno in cui queste forze, Partito Democratico e le forze di cui lei parla, possono trovare un terreno comune? Ma secondo me Zingaretti ha letto la mia intervista e si è mosso, quindi ecco, di conseguenza. Quindi grande elogio dell'autonomia di Zingaretti. Non lo escludo perché siamo di fronte... La risposta però è non lo escludo. Potrebbe succedere, perché no? L'importante per me è che questi interessi siano rappresentati e siano degnamente ascoltati e rappresentati. Il che però significa che non sono degnamente né ascoltati né rappresentati dalla Lega, perché poi ci possiamo dal girare governo giallo verde, vogliamo. Dal governo non sono rappresentati. Però diciamo, dal siccome governo... al governo c'è la Lega e c'è il Movimento 5 Stelle, stiamo dicendo che la Lega da sola non ce la fa a rappresentare questi temi, che pure sono i temi consustanziali all'esistenza della Lega. Prego, Pannarari. Sì, l'impressione è che diciamo, ci sia un grande spazio, vuoto e si giochi una politica dei due forni. Nel senso che, ascoltando le parole di Roberto Maroni, ci può essere un'interlocuzione con il PD. Non a caso Zingaretti oggi è andato sulla battaglia TAV a Torino, dove Chiamparino ha delle chance, e ricordiamolo, poche ore fa Luigi Di Maio ha parlato di innovazione e start-up digitali senza invitare alcun esponente delle categorie produttive di Confindustria, Confartigianato del Piemonte, con cui è evidente che i gialli, diciamo così, che i pentastellati hanno un problema. Al tempo stesso c'è una questione di lobbying, diciamo così, sulla Lega sovranista, in cui una parte è chiaramente in sofferenza, perché la grande affermazione nazionale della Lega non nasconde il fatto che sia cresciuta in maniera pazzesca al nord. E quindi Maroni si prende il carico di dire a quella parte, certo, lì parlo io. Ma anche perché... c'è anche Zaia, voglio per esempio sentire anche Borgonovo, sì, se ha una domanda dritta per Maroni. No, la domanda era questa, è interessante sapere dove si collocherà questa cosa e quanto pensa di, su che percentuali pensa di poter stare, perché la Lega ha trazione molto nordista, l'abbiamo vista, questa Lega qui ha delle percentuali diverse. Prego, ma Maroni. Sono percentuali fatte dal boom al nord,
tra l'altro. Questo è. Sì, sì, ma io, cioè, non è che ho detto c'è un partito, ho fatto un sondaggio, io ho espresso così sì. un sentimento che c'è, penso di interpretare sentendo il mondo delle imprese che si lamenta per le cose non fatte, che chiede di essere ascoltato. Oggi Di Maio a Torino, per esempio, ha fatto quello che di solito fa il 5 Stelle, cioè non ascolta il mondo delle imprese, non ascolta i ceti produttivi, no. non ascolta chi lavora. Ne ha parlato col Cavaliere. Questo è sbagliato. Ne abbiamo parlato anche con Berlusconi, Maroni? Come? Ne avete parlato anche con Berlusconi? No, con Berlusconi parlo solo di Milan e mi pare che adesso stia andando abbastanza bene. Quindi no, è siamo magnifico contenti. Perché con Berlusconi non ha parlato, con Di Maio immagino lei non abbia neanche il numero, con Salvini ne parlerete, vediamo, con calma. Quindi forse ne ha parlato solo col PD. Cioè, questo è meraviglioso. Io guardi. Al momento. Ho espresso un'opinione, sento, senza alcuna finalità che quello di dire, di lanciare un allarme, ma non lo faccio per me, io non voglio ritornare in politica, lo faccio perché penso che sia giusto ascoltare quelli che hanno qualcosa da dire. Telegramma di Padellaro, no, telegramma è questo, che effettivamente non è inutile misurare su quanti voti, perché i voti della parte produttiva del paese, Confindustria, industriali eccetera, come si diceva una volta, si pesano e non si contano, cioè pesano molto più del loro numero, nel senso che se al nord chi produce non è contento, quello poi significa indipendentemente da quante persone fisicamente tra l'altro sono. Un partito come la Lega, che ha ambizioni di guida del governo prossimo futuro, non può non tenerne conto, perché se perdi la tua base più importante. E perciò Salvini, quando ha letto le dichiarazioni di Maroni, chiedo a Padellaro, cosa ha pensato? Avrà pensato, dovevo pensarci prima io. Avrò pensato, ma ha fregato sul tempo, Maroni. Allora, grazie a Maroni, grazie a tutti gli ospiti. Alessio, c'è un'agenzia? Sì, Salvini ha presentato nella conferenza stampa che abbiamo ascoltato prima, ha annunciato un disegno di legge che prevede il raddoppio delle pene per chi spaccia, questo era il riferimento cui facevamo prima, e poi c'è una notizia in questo momento molto alta sui siti, arriva da Formello, quindi vicino Roma, tra i carri di carnevale, i barconi dei profughi e le scritte non pago affitto, durante una sfilata di carnevale ieri pomeriggio, è polemica, una sfilata razzista, il sindaco ha difeso la manifestazione dicendo che non si trattava di un evento razzista. Grazie a tutti gli ospiti. No, Maroni, prepari la batteria, giusto, il sax, che deve preparare la prossima tutto. Volta? Tutto, un'orchestra. Noi la ospitiamo con l'orchestra. Dopo la pubblicità ci ritroviamo e facciamo il punto, Alessio. Su quota 100. Quota 100, non mancate, novità, dopo la pubblicità. Sono a casa mia, vive con me mia figlia. Il marito è rimasto senza lavoro e sono tornata a casa mia. Ce li ho io. In Italia una famiglia su 5 si regge grazie al reddito da pensione di uno dei suoi membri. Lo dice l'Istat, secondo cui sarebbero 12 milioni le famiglie con pensionati. E noi, per capire se è vero, abbiamo chiesto ai soci di un centro anziani della periferia di Torino, mentre festeggiano il carnevale. I figli lavorano? No, sono a casa tutti e due. Quindi meno male che c'è la pensione della nonna, eh? Meno male. È poco, però quel poco che abbiamo lo facciamo bastare. Quanto? 1060 euro, guarda, sono sincera. Ogni anno quanto spenderai in regali ai nipoti? Ma penso sui 700-800 euro. Solo di buste ai nipoti? No, sì, perché hanno poco. La figlia lavora da sola e diciamo non è che si naviga nell'oro, però cerchiamo almeno di mettere qualche cosa. I soldi per i figli escono. Ecco, proprio sì. Ha voluto la licenza del taxi, le ho comprata la licenza del taxi. Pure? Sì. Quanti mila euro? 170 milioni. E in più le ho dato un alloggio di 140 metri quadri. Cosa fa per le sue figlie? Guardiamo i nipotini, perché quando lei lavora in supermercato gli orari un po' tutti fatti a modo loro. E se non ci fosse lei che l'aiuta? E deve pagare, dove vanno a prendere i soldi? Preparo anche da mangiare. Cucina? E qual è il suo piatto forte? Ma anche la lasagna.
non ha mai pensato basta, me ne vado al mare. Loro... Sono stato tante volte, ma non riesco. Non riesce a liberarsene. Infatti. E se non c'è il nonno si arrangiano, però continuano a telefonare. Nonno, quando vieni? Allora, verrebbe da dire chi trova un anziano trova un tesoro. Parliamo evidentemente di pensioni. Saluto Edoardo Ziello, deputato della Lega, ben trovato, ben tornato a Stagallà. Luigi Marattin, deputato del Partito Democratico, economista, ricercatore presso l'Università di Bologna, ben tornato a Stagallà. Perché siamo partiti da questa storia, dal racconto delle persone anziane che alla fine diventano l'unica fonte di reddito o comunque un pezzo importante del reddito delle famiglie, perché ci sono alcuni dati Istat che ci dicono... Ci hanno molto colpito perché analizzano la situazione del rischio povertà nelle famiglie in base al fatto che vi sia o meno in casa una persona anziana, un nonno, noi abbiamo semplificato. Rischio povertà delle famiglie con un nonno in casa 16,1%, senza il nonno 33,4%. Marattin, sono i nonni il vero welfare della famiglia italiana, del paese... O il welfare del paese guarda solo ai nonni? La mia analisi è questa. In economia nulla si crea, nulla si distrugge. Per decenni, fino almeno agli anni 90, il nostro paese ha avuto un eccesso di debito pubblico che ha creato una buona ricchezza privata. Quando si dice si cresceva un sacco una volta, è vero, però si omette di dire che si cresceva sfasciando la finanza pubblica. Nel sistema pensionistico questo non ha tanto significato pensioni alte, non c'è in giro dei nababbi pensionisti, ma ricordiamoci che per tanti anni si è consentito alla gente andare in pensione alla mia età o alla nostra età, quindi si creavano squilibri di quel tipo. Dopo, adesso, è il motore pubblico che è necessariamente frenato per gli eccessi del passato, però in qualche modo il sistema deve andare avanti, allora va avanti spendendo quel surplus accumulato nei decenni scorsi. Ecco come leggiamo questo fenomeno e non va bene ovviamente, ma non lo possiamo analizzare se non capiamo da dove arriva. Vi mostro un altro cartello che ci dice ancora qualcosa, e cioè che per mettersene in casa il pensionato bisogna trovarlo. Perché dico questo, Alessio? Noi abbiamo titolato il cartello in modo provocatorio pensionati in via d'estinzione col punto di domanda, perché come possiamo vedere qui in 10 anni, quindi dal 2008 al 2018, il numero dei pensionati è diminuito in maniera significativa, sempre a quota 16 milioni più o meno siamo, ma con un ritardo, con un segno meno di 737 mila persone. Zello, colpa della Fornero o merito della Fornero? Intanto mi vorrei ricollegare al servizio che avete mandato in onda, perché rappresenta in pieno la funzione dei nostri anziani, quel concetto mutualistico che si applica alle famiglie, perché in Italia senza pensionati avremmo delle serie problematiche, senza il nonno che aiuta i nipoti ci sarebbero più problematiche anche nello stesso nucleo familiare. Quindi ai nonni tutto il nostro sostegno e tutta la nostra gratitudine per quello che fanno e per la loro assistenza che fanno quotidianamente per garantire il minimo anche necessario alle nostre famiglie. Li amerei a prescindere, cioè sarebbe bello che non li dovessi amare solo per avere in cambio la pensione. Però come è stato già detto è un carico che purtroppo gli grava per una serie di problematiche. Certamente questi dati fanno vedere come c'è stata un'incidenza negativa in tal senso anche per l'aumento della legge Fornero, che ha inciso negativamente sui pensionamenti, anche perché prima si andava in pensione a 67 anni, ora invece insomma abbiamo dato una forbiciata niente male, visto che andiamo adesso con 62 anni e 38 di contributi. Chiaramente magari il prossimo anno ci sarà anche un aumento dei pensionati grazie alla revisione complessiva della legge Fornero che abbiamo fatto giorni fa. Allora, cerchiamo di capire che cosa succede con questa possibilità, quella che qualcuno ha chiamato una finestra, qualcun altro ha detto, diciamo, in particolare la Lega, con Salvini, che è l'inizio del disfacimento della Fornero, ripeto, altri hanno detto vabbè, è una nuova finestra, come già ce n'erano state in passato. Ora, le domande che sono arrivate fino a questo momento sono 77.000, le domande per accedere a quota 100. A chi stanno andando però le risorse di quota 100? Cioè chi sta chiedendo di poter andare in pensione? Lo vediamo e poi torniamo in studio con i cartelli.
sono troppi anni che lavoro. Ho voglia di godermi la vita. È contenta? Di andarmene, sì. Arriva quota 100 e a Roma c'è area di pensione anticipata, tra le strade, nelle piazze e soprattutto nei ministeri. Molti miei colleghi ministeriali faranno richiesta. Nell'ufficio dove io lavoro ci sono diverse persone, ma poi ce ne sono un po' tutti gli uffici del Viminale. L'esodo sta per iniziare anche tra i ministeriali, con cui è sempre più difficile riuscire a parlare. No. Pausa pranzo al Ministero dell'Interno. Qui incontriamo diversi dipendenti statali. Sono molto stanca, lavoro da quando ho 23 anni e penso che sia giusto, molto giusto. Più persone se ne vanno, più scrivanie vuote. E il rischio è proprio questo, trovare gli uffici della pubblica amministrazione senza personale. C'è una tendenza allo spopolamento, insomma, all'interno del ministero. Soprattutto chi è vicino alla pensione comincerà ad andare via. Il rischio di quota 100 è che si svuotano le scrivanie e che non vengano rimpiazzate le persone. Tra le domande arrivate all'INPS, la vera sorpresa è che a fare richiesta per quota 100 sono più i lavoratori statali che quelli privati. La dovrei fare a giorni e penso che sia arrivato il momento di andare in pensione. La donna dopo 40 anni... Penso che comunque dopo i 60 anni avremo tutti diritto di riprenderci il nostro tempo. Anacleto ha quota 100 quasi perfetta. L'anno prossimo avrà 62 anni e 38 di contributi versati e ci sta già pensando. Volevo sentire un CAF del sindacato, fare più o meno due conti, però la mia intenzione era quella di approfittare di questa opportunità. Allora, andiamo a vedere i numeri adesso di quota 100, primo cartello. Questo è dove è finita quota 100. No, io vedrei prima quanto è lo stanziamento, i numeri. Lo stanziamento, esatto, sono 3,9 miliardi di euro in manovra destinati a coprire una platea prevista di 290 mila persone. Bene, allora la prima domanda è, chiedo a Ziello, la manovra pubblicata in Gazzetta, eccetera, c'è comma 256, ce lo siamo andati a prendere, non lo leggo per brevità, però diciamo ho riassunto tre punti. Ogni tre mesi verrà monitorata la spesa. Se quota 100 costa più di quanto preventivato e il reddito costa meno, o il contrario, i soldi dell'una passano all'altra. Fino a qua ho capito bene? Sì, sì. Anche per... La somma di reddito e di quota 100 non deve sforare gli stanziamenti. Questo è il terzo punto che ho capito. Un punto però non l'ho capito. Ho letto e riletto ma non l'ho capito. Se poi i soldi non bastano, che si fa? Allora, intanto però, cioè, sarebbe meglio individuare la previsione di spesa per il triennio, perché noi abbiamo previsto quota 100 per il 2019-2020 e per il 2021, sì, e abbiamo stanziato, anni. Esatto, 22 miliardi per coprire quel milione di pensionamenti che noi prevediamo che si registreranno. Mm. Questo è il punto principale. Poi è evidente che nel caso in cui ci dovessero essere più domande dovremmo fare una variazione di spesa nell'ambito del capitolo di bilancio destinato alla quota 100, questo è evidente. E questo significa che siccome quei trovare soldi dovete andare soldi. A trovare da qualche parte, certo. Che succede? Aumenta l'IVA? Abbiamo già detto che l'IVA non aumenterà, no. Li troveremo da qualche altra parte. Marattini, lei si è fatto un'idea? Su tutto quota 100 su questo dove troveranno no, i soldi? No, intanto dico, se poi non basta, siccome se, c'è no, scritto, c'è, controlliamo realtà, i conti, se poi c'è sono di molto più chiara, parte più dell'altra. In realtà lei è stata una signora nel non ricordarlo, ma c'è scritto molto chiaramente, se i soldi non bastano si riducono le prestazioni, sia del reddito di cittadinanza che di quota 100. E questo ma si può fare con quota 100? Perché ah certo, si interrompono le finestre, perché lei prima diceva, c'è chi dice che una finestra... Non c'è nessuno che dice, questa è una finestra triennale di prepensionamento, la legge Fornero rimane totalmente in piedi in tutte le sue caratteristiche, c'è la promessa da parte del governo fra tre anni di fare quota 41, ricordo che in questi questa tre anni bisogna trovare 50 miliardi per disinnescare gli aumenti dell'IVA, sì. Quindi fra tre anni vedremo se siamo ancora in piedi come paese. Questa è una misura sbagliata secondo noi, perché 21 miliardi, ha ragione il collega, in tre anni sono un sacco di soldi. Mm. Per una misura iniqua
perché poi non si chiama quota 100 in realtà, si chiama quota 62 più quota 38, cioè devo avere entrambi i requisiti. Devo avere se tutti io i ho 100. Aspetti solo un attimo, Martina, apriamo il collegamento, vedo passare Salvini, mi pare. Grazie. No, non state distanti, state fermi. No. Allora, vicepremier non vuole rilasciare dichiarazioni, ribadisce quello che ha detto in conferenza stampa, quindi su questioni di droga. Sulla TAV ha dichiarato che il governo non rischia, c'è un accordo, intravede un accordo, quindi secondo Salvini sia su TAV che autonomie non ci dovrebbero essere problemi. Adesso va via accompagnato dall'ufficio stampa Antonello, e dalle guardie del corpo, come vedete. Se provi a fare uno scatto e gli fai una sola domanda, ma ormai lo vedo lontano, però diciamo, metti che tu lo reincontri in giornata, io gli chiederei quello che ha detto Maroni, ha detto letteralmente, vogliamo, è utile avere un partito del Nord perché c'è un pezzo del paese, il Nord, però appunto, che non è contento di come stanno andando le cose. Mi piaceva sentire quanto ne è felice Salvini. Se proviamo, diciamo, a fargli arrivare andiamo questa missione, domanda, ma andiamo esatto. In missione. Arrivo. Adesso sta entrando. Ma siccome è appena andato via Maroni. Per il momento ci tengono lontani. Niente. È qui, eccolo qua. Per il momento ci tengono lontani. Vediamo, noi non demordiamo come, occhio, temenano, come nostro quelli, costume, però. Oh, nel frattempo che tu riesci ad arrivare, diciamo, a Salvini, noi siamo arrivati a Zingaretti, apritemi Zingaretti. Oggi va così, eh? Ubi Maior, però, Marattino. Vediamo. Via la mano. Ragazzi, salite sulla panchina. È stato importante. Giù le macchine fotografiche, io credo. Venire un po' più vicino. No, è lui che lo chiede, no. Segretario, come è andato l'incontro? Siamo in diretta su Renews 24. È andato molto bene. Io ci tengo a dirlo, era molto importante come primo atto da segretario del partito dare un segnale. L'Italia deve ripartire, perché abbiamo alle nostre spalle 9 mesi di molta propaganda, molte parole, molti confronti, molti selfie, molti sorrisi, ma in realtà questo paese è di nuovo in ginocchio, la produzione industriale è crollata, il fatturato delle aziende è fermo, anzi è crollato, abbiamo anche sugli indici di fiducia delle aziende e dei consumatori dati drammaticamente negativi come non mai, e i cantieri del paese sono fermi. La TAV è un simbolo, e a questo punto è un simbolo nazionale di come non ci si deve comportare rispetto alle aspettative di futuro di un grande paese. Allora, mi pare chiaro che il tema è, ho cominciato andando a Torino perché voglio dare un segnale, il Partito Democratico dice è tempo di darsi da fare perché il paese è fermo, anzi sentiamo tutta la crisi. Ziello sarà felice, entusiasta. Noi abbiamo sentito la crisi del Partito Democratico, perché in tutti questi anni hanno perso anche nella mia regione, in Toscana, dove fino a pochi mesi fa era impensabile soltanto pensare di sventolare una bandiera della Lega, quindi qualche problemino ce l'hanno loro in casa. Su questo non c'è dubbio, per esempio il tradimento dei lavoratori, il tradimento sui diritti sociali, cioè, per esempio noi cerchiamo di eliminare la Fornero, qualcun altro invece la imposta. Sì, però le diceva paese. Martin giusto un minuto fa, prima che io la interrompessi, che non avete eliminato alcunché, avete fatto una finestra in più. In questi tre anni l'abbiamo eliminata. Questo è un dato di fatto, cioè fino a pochi mesi fa quelli che si andava in pensione a 67 anni, adesso 62. Questo è un dato di fatto, abbiamo garantito l'opzione donna, dicevano che non era vero, abbiamo garantito l'ape social, dicevano che l'avremmo eliminato, invece c'è. Cioè sono rimaste quelle, in più si aggiunge una possibilità. Sì, quindi vedremo per quelli che hanno 62 anni se è soltanto una semplice finestra, se diventerà una misura strutturale. La possibilità, ripeto, non è per tutti, ma è soltanto per una ristretta con le persone. Noi crediamo che sia sbagliato spendere 21 miliardi così, perché una classe dirigente responsabile, io lo so che sarebbe bello andare in giro e dare a ognuno quello che chiede, vuole che non mi piacerebbe a me dire alla gente vuoi andare in pensione prima, ma ti faccio andare in pensione a 50 anni se vuoi, ma siccome viviamo in un paese che per decenni ha fatto andare in pensione la gente a 38 a 39 anni di età, non di contributi, questa è una scelta demagogica ma che sfascerebbe le finanze pubbliche. Secondo, noi dicevamo un'altra cosa, usiamo molti meno soldi ma per far andare in pensione prima chi fa un lavoro gravoso e usurante, come abbiamo fatto con l'app social, che però proponevamo di rendere permanente e strutturale, perché non è giusto mandare in pensione alla stessa età
chi si è spaccato la schiena e chi pensa in un ufficio. Terza e ultima cosa, si stanno creando le basi per una spaventosa iniquità. Voi prima avevate Maroni. Sì. Maroni, il suo nome l'ha legato anche allo scalone Maroni, si ricorda? Uno scalone pensionistico che inopinatamente, sbagliando, il governo del centrosinistra abolì nel 2006. Perché adesso non è che si crea uno scalone, si crea un burrone. Cioè, se c'è uno che a dicembre 2021, cioè alla scadenza di questa finestra, compie 62 anni a dicembre, quello può andare in pensione a 62 anni se hai 38 di contributi. Se c'è uno che compie 62 anni 24 ore dopo, il primo gennaio, quello va in pensione a 67. Quindi si stanno creando le condizioni non per uno scalino, quello del 96, o lo scalone del 2006 di Maroni, ma per un burrone. E tutto questo perché? Per cosa 21 miliardi buttati via in questa maniera qua? Non era meglio concentrarsi su chi ha veramente bisogno? E devo dire che peraltro la misura che non piace a Marattin, questo è evidente, non piace neanche alla Commissione europea. Le leggo cosa hanno detto. La manovra del governo comprende misure politiche che annullano elementi delle precedenti importanti riforme, in particolare nel settore delle pensioni. Cos'è che non hanno capito né loro né Marattin? Allora, perché noi abbiamo fatto questo? Perché noi vogliamo ripristinare un diritto, il diritto di andare in pensione in un'età dignitosa. Primo punto principale. Secondo, per rispondere a quello che ha sostenuto l'Unione Europea, quando Marattin faceva il consigliere economico di Matteo Renzi, quindi nella scorsa legislatura, loro avevano stanziato 33 miliardi per la copertura degli 80 euro e in più 14 miliardi per le clausole di salvaguardia della legge Fornero. In quel caso l'Unione Europea non ha detto niente. Con la nostra quota 100 invece ha chiaramente cominciato a strabuzzare gli occhi. Perché? Perché nella scorsa legislatura qualcuno aveva detto non vi preoccupate sull'immigrazione, noi accogliamo tutti, non ve li mandiamo in Europa. In questa legislatura invece abbiamo detto che in Italia non entra più nessuno con la politica dei porti chiusi. Cioè, perché voi state antipatici all'Unione Europea per le politiche sui migranti, questo è il tema. Sì, per esempio, ma perché noi forse non siamo scesi a patti con l'Unione Europea sulla questione migratoria? Adesso arrivo anche da Marattin su questo punto. Mi fate vedere però chi la prende quota 100, cioè chi ha fatto domanda, così capiamo anche meglio. Era il cartello che era comparso prima, lo leggiamo nel dettaglio. Statali 37,5%, dipendenti privati 35%, professionisti, commercianti, artigiani 27,5%. Sulla categoria statali, tra l'altro, ci sono due aggiornamenti. Il primo era un pezzo di Valentina Conte stamani su Repubblica. Scuola, quota 100 a rischio per 18.000 persone per ragioni burocratiche. L'INPS esaminerà prima le domande di chi ha i requisiti per la Fornero. È il primo tema. Il secondo lo hanno lanciato poco fa in audizione sul decretone i sindacati CGIL, CISL e UIL, che hanno detto a rischio con l'impatto di quota 100 i servizi essenziali per la pubblica amministrazione. Allora, ricordiamo che in realtà, diciamo, i dipendenti pubblici che hanno già chiesto di poter usufruire di quota 100, che sono il 37,5%, in numeri quanti sono rispetto ai dipendenti privati, Alessio? Perché così si capisce quanto è forte. Sono 30.000 gli statali. Che però rispetto ai dipendenti privati in generale, appunto, sono un quarto, però tu c'hai quell'adesione. Allora, in molti dicono attenzione, perché se lì vanno in pensione, alla fine, siccome tu non avrai un altro assunto al posto di quello che è andato in pensione, avrai tutta una serie di servizi pubblici. Tra l'altro non ce l'avrai, il problema ce l'avrà il cittadino. Non ce l'avrai, smentendo il loro cavallo di battaglia negli ultimi mesi. Dicevano, la facciamo questa roba qua perché esce un pensionato e mettiamo un giovane. Noi diciamo, ma sei sicuro che sarà così? Nel settore privato la gente, se c'è la recessione, non assume. Però varrà nel pubblico. Nel pubblico hanno bloccato il turnover tutti il 19. Però mi faccio rispondere al collega. La Buongiorno ha detto un'altra cosa. No, però, la legge di bilancio ne dice, ma nella legge sta scritto che fino al novembre 2019 l'assunzione è bloccata rispetto al ministro Buongiorno, ma nella legge sta scritto questo tempo. Ho capito, ma nella legge sta scritto questo, la legislazione vigente, tu non avrei bloccato. Ci sarà un decreto del ministro Buongiorno con cui io rispetto molto le vostre promesse, come lei sa. Ma noi passiamo sempre dalle parole ai fatti, non è una promessa di terza volta. Per ora nei fatti c'è scritto, superiamo la Fornero e l'abbiamo fatto. Per ora nei fatti c'è scritto che avremo fermato l'immigrazione clandestina, l'abbiamo fatto. Per ora nella legge in vigore c'è scritto che tu non avrei bloccato fino a novembre.
Poi sulla questione posta dal collega, è curioso dire ma l'Europa sugli 80 euro non ha detto nulla, cioè non è che delle misure di politica economica hanno un'eguale possibilità di essere considerate giuste o sbagliate. Gli 80 euro sono stati una riduzione di tasse per il ceto medio, questo qui è un prepensionamento. Gli 80 euro sono uno stanziamento di 10 miliardi all'anno che dà 80 euro al mese ai lavoratori dipendenti che guadagnano dagli 8.000 ai 26.600. Poi può non piacere, può dire sei dimenticato quelli sotto gli 8.000, troppo poco, quello che vuoi, ma è una riduzione di tasse per il ceto medio piccolo in Italia. Qui che cos'è? Questo qui è un prepensionamento, non è che sono due misure uguali, è evidente che tu devi vedere gli effetti macroeconomici. Si diceva andrà soprattutto al nord, mentre il reddito di cittadinanza andrà soprattutto al vero, sud. È vero o è falso? È vero. Anche qui la fonte è l'INPS, nord 36,6%, centro 21,9%, sud 41,5%. Cioè alla fine va tutto al sud, Zello. Poi c'ha ragione Maroni che dice facciamo il partito del nord, perché voi questi del nord non li tutelate più. No, ma noi della Lega non è che ce l'abbiamo con il sud, alla fine no, stiamo prendendo delle percentuali elettorali enormi come Lega l'Abruzzo Nord, il 27%. Vi chiamavate voi Lega Nord, ho capito, ma c'è stata un'evoluzione, no? Certo, c'è stata un'evoluzione, come sicuramente saprà, ci ha fatto cambiare alcuni contenuti politici e questi contenuti politici nuovi ci stanno premiando specialmente nelle regioni del sud. Non è che poi nelle regioni del nord noi stiamo perdendo consenso, stiamo mantenendo in alcune regioni il nostro consenso originario. In altre addirittura lo stiamo aumentando. Ha sentito Maroni che dice che ci vuole un partito del nord? Non è esattamente un passante. Io non commento Maroni, sinceramente. Però tornerei agli 80 euro. Gli 80 euro hanno creato una spesa improduttiva per questo paese, perché tanti non spendevano quegli 80 euro, a differenza del reddito di cittadinanza che va delle persone che hanno un ISEE al di sotto dei 9.360 euro e che sono costretti a spenderli quei soldi. E questa è la differenza fondamentale. Questo è chiarissimo, anche perché se non li spendono nel mese, non gli vengono ridati il mese prossimo, gli vengono trattenuti sul mese successivo. Ricorderete lo studio di Banca Italia che certifica che il 91% degli 80 euro sono andati in consumi, quindi questa è un'affermazione non vera. Ho una domanda alla quale chiedo risposta secca perché devo andare in pubblicità, però per dare tutte le informazioni, quando è che si comincia ad erogare quota 100? Dipende se si è privati o pubblici. Vabbè, a parte le finestre del pubblico, che sappiamo si accede per finestra, per i privati, cioè loro hanno fatto richiesta, quando comincia ad andare in pensione? Per i privati nel periodo primaverile, mentre invece per i pubblici si comincia dal 1° agosto. Cioè subito prima delle europee? Non c'è nessuna coincidenza. No, e se c'è è una coincidenza casuale, diciamo. Sì. Andiamo in pubblicità, grazie agli ospiti per essere stati con noi, noi ci vediamo grazie tra pochissimo, torna Panarari. E abbiamo un approfondimento, ne abbiamo da dire. Eccoci qua di nuovo in studio, posizione d'onore per il professor Panarari. Molte grazie. Ripartiamo, vorrei che lei mi aiutasse a fare un ragionamento, perché siamo qui tutti i giorni, seguiamo la politica minuto per minuto e ci siamo detti ma quanti oggetti abbiamo visto passare, quanti messaggi abbiamo visto veicolare attraverso gli oggetti, attraverso i simboli, ci rinfreschiamo la memoria e poi lei mi aiuta a decifrare. Onorevoli colleghi, mettete via quegli oggetti. Chi è quel signore? Come si chiama? La richiamo all'ordine! Senatori contrari 161, senatori, per favore, togliete quella bottiglia là. Non stiamo mica all'osteria. De Cristofaro. Non pensiamo ai nostri pensionati che magari per andare avanti mangiano sardine? Allora io ho pensato che sia giusto. Qua c'è una spigola. No, collega, rimuova quella spigola. Chiedo ai commessi questo di intervenire. La richiamo formalmente. Colleghi, posate questi fischietti. La votazione è annullata. Colleghi, chiedo ai commessi di intervenire. Oggi il gruppo di Fratelli d'Italia indosserà in solidarietà ai 5 milioni di italiani poveri. Io parlo delle urgenze che in questa nazione ci sono. Avete mostrato la bandiera, basta così. Grazie. Togliete quelle maschere, prego i commessi di avvicinarsi ai banchi del Partito Democratico. Bene, l'abbiamo visto, non stiamo al teatro. Caro Presidente Di Maio, lasci perdere i gilet gialli.
dovrebbe ricordarsi che lui un gilet l'ha indossato, quello di Stuart allo stadio San Paolo di Napoli, un lavoro dignitoso. Noi oggi, con il sorriso sul volto, glielo vogliamo regalare, questo gilet. Vai. Dateglielo a Di Maio. Noi diciamo sì al lavoro, sì alle infrastrutture, sì agli investimenti, sì alla TAV, no alle bugie, no al decreto di senatrice Bernini, che faccia togliere. Insomma, tanta roba. Il primo punto è d'accordo i simboli, però per lo più è l'oggetto, è il sì, direi l'oggetto che viene utilizzato per protesta. Sì. Cioè è difficile che il simbolo sia un simbolo positivo, più raro quantomeno. Sì. È molto più raro perché in questo caso il simbolo intercetta un'ondata di protesta e soprattutto risponde alle regole della mediatizzazione. Cioè vuole attirare l'attenzione su una protesta che naturalmente è qualcosa che si oppone a chi governa, a chi ha il potere. Quindi per riuscire a entrare all'interno del flusso della notiziabilità, all'interno del flusso mediatico, soprattutto potremmo dire negli ultimi tempi con governi così forti, con maggioranze così ampie, si cerca di attirare l'attenzione e di far discutere di sé, di entrare nel flusso comunicativo. Dove la parola però evidentemente non è più sufficiente. No, la parola non è più sufficiente, potremmo davvero, e questo è emblematico, pensiamo che quello era il Parlamento di Cavour e di D'Azeglio, il Parlamento di Togliatti, il Parlamento di Aldo Moro, di Nenni, cioè di figure che sulla retorica, l'oratoria e la parola avevano costruito la loro forza. Oggi è evidente che la parola si perde, anche perché viviamo in un'epoca in cui la parola è diventata quasi interscambiabile e diventa quasi un rumore di fondo rispetto al quale centrale invece è attirare l'economia dell'attenzione. Proviamo a fissare alcuni momenti. 1993 c'è il Cappio, era un leghista, Alessio, ti ricordi? Sì, un deputato leghista, Luca Leoni Orsenigo, deputato che il 16 marzo 93 sventolava un cappio durante il discorso del presidente Amato, fu ripreso da Napolitano che era presidente della Camera. E l'aula parlamentare diventa stadio. Curva. Diventa uno stadio e questo è uno degli annunci simbolici del giustizialismo trasferiti nel Parlamento. C'era il giustizialismo fuori dal Parlamento, dal tempo delle monetine davanti all'Hotel Raphael, certo. Contro Craxi, esattamente, e qui quello che è il luogo dell'istituzione formale più importante della democrazia rappresentativa diventa esattamente come fuori, la curva dello stadio o appunto una strada qualsiasi. Ma anche l'osteria, no? O anche perché l'osteria. Siamo invece all'indimenticabile mortadella e alle bottiglie di spumante, cos'era? Sì, erano spumante, Alessio. Pare fosse spumante con la schiuma bianca che arriva però sui banchi. Però consentisti anche dello champagne. Diciamo. Sì, ma l'italianissimo, in questo caso l'italianissimo spumante. Esatto, cioè. I senatori erano Domenico Gramazio e Nino Strano, col presidente del Senato Franco Marini che pronunciò la famosa frase «Senatore Gramazio, senatore Strano, non siamo mica all'osteria». Appunto. E invece è diventato un po' tutto più osteria? È diventato tutto cioè più... Cioè è stata sdoganata l'osteria, sì. Questo intendo. Sì, in realtà l'osteria nasce... Cioè la politica che diventa osteria nasce sostanzialmente con Bossi, quando l'osteria e il bar sport entrano letteralmente in Parlamento sulla base di un'idea che avrà grandissima fortuna, cioè non esiste più una distanza tra il Parlamento e la gente, ma la gente entra in Parlamento. Ma la gente che si mette la canottiera va in Parlamento, questo è il tema. Ci si toglie la cravatta e si indossa la canottiera, oppure tanti dei simboli e degli indumenti che abbiamo visto poi in queste immagini. Un indumento che va moltissimo in questo periodo è il gilet, ma io sei giallo, però anche arancione, anche blu, ne ho visti anche blu in realtà, no? E all'improvviso appunto un oggetto diventa di nuovo simbolo, lì è proprio un passaggio automatico, gilet giallo uguale protesta, poi intercetti anche la protesta sbagliata magari, però diciamo il punto è utilizzare quell'oggetto che significa immediatamente qualcosa. Parlo proprio. È esattamente così, è una traduzione immediata. Per un verso l'oggetto è una sorta di metonimia, no? L'oggetto diventa il simbolo. Indossare il gilet giallo diventa automaticamente farsi portavoce di una protesta. Dall'altro è letteralmente il flusso della comunicazione che si impone sulla politica. Perché in questo caso la politica, per essere ascoltata e per entrare all'interno della discussione di tutti quanti e del dibattito, adotta un simbolo che è già stato veicolato però dai flussi comunicativi. Sì. Allora, facciamo una cosa però, siccome c'è un tema nel nostro ragionamento che forse vince su tutti, no? E che è addirittura rendere gli oggetti il centro dell'attenzione, il centro dello show.
A me è sembrato molto chiaro quando è stata presentata la carta per il reddito di cittadinanza, cioè tu c'hai l'evento e c'hai il centro della scena, niente proprio di meno che la carta. Fatemelo vedere. Eccola. Ecco. Quella che vedete è la numero uno, come quel decino di Zio Paperone. No? Cioè, sembra quasi... Prima c'è il disvelamento e poi c'è l'adorazione del totem. Esattamente, cioè, esattamente, che cos'è? Esattamente. C'è un'ostensione, è quasi una cerimonia liturgica. Sì. E loro vanno in processione. Allora, è stata molto rivelatrice la frase che si sente nel servizio di Di Maio, è come il centino di Zio Paperone. Allora, è stato il tentativo di trovare un totem, cioè una rappresentazione fisica di un concetto astratto, quello del reddito di cittadinanza. Astratto ma molto solido, perché ha prodotto consenso elettorale. Certo. E quindi io immagino... E perché ha a che fare con i soldini anche, con i soldini. No? Quindi diciamo tutto torna. Esattamente, forse non con il centino di Zio Paperone, perché i voti sarebbero stati meno. Ma in questo caso il problema è evidentemente degli strateghi della comunicazione dei 5 Stelle, ed è interessante che anche il Presidente del Consiglio abbia voluto metterci la faccia, cioè una figura istituzionale, è stato quello di trovare un oggetto totemico, un oggetto fisico, che fosse in grado di dare una rappresentanza materiale, plastica letteralmente in questo caso, a questo concetto astratto. Ed è davvero impressionante vedere quanto tutta l'attenzione venga attirata su questo totem, sì, che traduce un concetto. L'illuminazione, l'occhio di bue e poi proprio lo sguardo, no? Cioè l'ammirazione per l'oggetto, fa una certa impressione. È devo tutto dire. Molto high tech, come da 5 Stelle. Si dice che quando decine di grillini varcarono per la prima volta le soglie del Parlamento, qualcuno chiese ai commessi delle Camere se si stava assistendo ad una barbarizzazione dei luoghi sacri della democrazia. Risposta fu, con l'aria di chi ne ha viste tante, loro risposero: ma quale barbarizzazione? 20 anni fa si dicevano le stesse cose dei leghisti. Cioè si è già detto, adesso si dice del Movimento 5 Stelle, prima si diceva di quelli della Lega. Quindi niente di nuovo, cioè i leghisti avevano già fatto tutto ciò che stiamo vedendo, che abbiamo visto col Movimento 5 Stelle? In parte sì, qui c'è una duplice lettura. Da un lato c'è una lettura davvero antropologica, molto romana, cioè Roma e i palazzi del potere sono i luoghi che riescono a digerire e a metabolizzare tutto, compresa l'invasione dei barbari. Però per esempio la questione dell'high-tech è molto più del Movimento 5 Stelle che non della Lega, no? In questo almeno c'è una novità. Esattamente. Allora, in questo c'è anche una dimensione positiva oltre che una dimensione folcloristica, nel senso che questa dovrebbe essere la traduzione del fatto che la democrazia rappresentativa riesce a smussare le pulsioni estremiste e a ricondurle all'interno del Parlamento per cercare di renderle democrazia rappresentativa. Però il salto di qualità, o meglio l'opposto del salto di qualità, lo abbiamo visto, perché all'interno delle aule sempre di più entra qualcosa che non si riesce a metabolizzare, a canalizzare, a trasformare in scontro dialettico. E infatti l'high tech rappresenta un segnale del fatto che siamo davvero di fronte ad uno stadio probabilmente più avanzato o al contrario più arretrato, che ci porta in un'altra storia. Allora, abbiamo detto che i simboli sono utili a raccontare o a rappresentare la protesta, i simboli sono utili a fare individuare un punto d'arrivo, comunque a rappresentare un obiettivo raggiunto o da raggiungere. I simboli però servono anche come fatto identitario, cioè mi viene in mente l'ampolla di Bossi, mi viene in mente tutto il rito, no? Legato a Pontida, e beh, lì era identità allo stato puro. Assolutamente, questa è la politica dell'identità. E teniamo presente che la politica dell'identità esisteva in qualche modo anche nel passato. Le ideologie erano sostanzialmente delle narrazioni identitarie, erano però universalistiche e andavano al di là spesso del gruppo, del paese, della nazione e del singolo, esattamente. E avevano dei colori come dimensione molto forte e simbolica. Oggi, disgregate le ideologie, il bisogno di identità rimane oppure viene strumentalizzato per produrre consenso. Ed ecco che tornano di nuovo i simboli.
lo vediamo, lo citava prima, l'ampolla del Dio Po di Bossi, ma anche il verde, il raduno, padano, il raduno, o lo si diceva prima, diciamo i corni vichinghi, no, che venivano indossati, no, sul partone di Pontida. Sostituiti, e qui siamo a Salvini, perché proviamo a farli velocemente, mi piacerebbe vederne un po' come incarrellata. Cioè sicuramente Salvini con la ruspa, giusto Alessio? Con le felpe poi. E le felpe anche, poi dove le felpe tra l'altro, e poi ad un certo punto con Rosario e con Vangelo. Che cos'è quella? Un'evoluzione che ci dice? Allora è una trasformazione per un verso a livello di quella impressionante narrazione naturalmente che è la religione, perché Bossi non era attento a questa dimensione e si era inventato una forma di neopaganesimo, appunto l'ampolla, i richiami ai celti, e invece Salvini, che è assolutamente in sintonia con il nazionalismo e il sovranpopulismo che dilaga in Europa, che trova nelle cosiddette radici cristiane un proprio fondamento, non a caso, esattamente come a Varsavia o come a Budapest, riscopre e indossa il rosario. Renzi, per cosa lo ricordiamo? Il giubbotto di pelle o il trolley? Un po' Fonzi, un po' diciamo commesso viaggiatore della rivoluzione renziana per certi versi, ma anche per la camicia bianca naturalmente, e di nuovo senza cravatta. Camicia bianca, senza cravatta, maniche tirate su, ve la ricordate la scena? Tutti loro con la camicia bianca. Solo uno e di voi. Poi ce n'è un altro però che vorrei ricordare, che lui secondo me sempre rimane il maestro, ed è la firma del contratto, il primo che fa quella cosa che poi hanno provato a fare tutti, no? Berlusconi e il contratto con gli italiani. Esattamente, il contratto con gli italiani che tutti hanno ripercorso in qualche maniera, e riproposto. Hanno provato a riproporla tutti. E su questo c'è un aneddoto naturalmente molto interessante, perché l'idea di Berlusconi viene da un signore americano che si chiama Frank Lutz, un grandissimo spin doctor americano del Partito Repubblicano, che era quello che aveva inventato per Newt Gingrich, che era allora lo speaker, cioè il presidente della House of Representatives, la Camera, esattamente il contratto con l'America. E quindi lui copia. Lui declina benissimo l'italiana esattamente come aveva fatto con le televisioni, con Dallas Dynasty, ricordate? Quante ne sa Panarari? Ci torniamo però, perché io ho un sacco di cose ancora da chiederle. Adesso devo andare in pubblicità. Saluto e ringrazio Panarari, saluto e ringrazio voi che ci avete seguito. Vi lascio con My Way, Autostrade per l'Italia. Patrizia Iorio, Fabio? Molto bene. Ci vediamo domani.